все! Україна понад усе! Путін! Ура! Путін! Ура! Путін! Ура! Слава ворогам! Героям слава! Слава нам! Noi poi saremo tutti. Quindi la vicinanza della città di Giugliano alla comunità ucraina, quindi il simbolo della vicinanza del nostro popolo, che tra l'altro abbiamo i colori associati qua, giallo-blu come la bandiera dell'Ucraina, anche la nostra città. Quindi noi è un simbolo di vicinanza alla comunità giulianese, noi vi riteniamo giulianesi. Siamo vicini al popolo ucraino e quindi con questo senso noi dimostriamo la vicinanza del Presidente del Consiglio, del sindaco di tutta la città, dei consiglieri comunali, per dimostrare la nostra solidarietà e amicizia al popolo ucraino. Quindi siamo con voi e stiamo vedendo la sofferenza, insieme a voi piangiamo, perché ognuno di noi ha tanti amici ucraini che lavorano onestamente nella nostra città con tanto orgoglio e tanta dignità. Quindi un applauso al popolo ucraino. Italiani, cari fratelli ucraini, il nostro paese sta vivendo il momento difficile, il nostro paese praticamente da solo sta combattendo per la democrazia e per la libertà e non è facile, ma noi siamo forti. Oggi il sindaco ha voluto qui per dimostrare la solidarietà e il sostegno, per noi è un segno molto importante. Noi siamo lontani, ma siamo sempre solo 3 ore di volo aereo dall'Ucraina e dobbiamo aiutare in tutti i modi. Ieri eravamo nelle piazze di Roma, di Milano, oggi siamo a Giugliano, domani saremo numerosi a Piazza Dante. Vi voglio tutti domani a Piazza Dante alle 11. Slava Ucraini! L'amministrazione ha voluto oggi qui per noi una grandissima importanza. Grazie. Il sindaco, un momento importante per la città di Giugliano, esprimere solidarietà a questo popolo. Sì, una grande commozione, diciamo, una manifestazione che è nata spontanea e la grande solidarietà del popolo giulianese a chi oggi sta soffrendo in modo ingiusto. Un'invasione, diciamo quello che è un'invasione di un popolo pacifico, e quindi la città di Giugliano, l'amministrazione comunale, il sindaco, il presidente e tutti i consiglieri sono vicini al popolo ucraino, l'abbiamo dimostrato oggi e lo dimostreremo nei prossimi giorni con qualsiasi azione anche di carattere materiale che possiamo fare per dimostrare la sensibilità del popolo giulianese a un popolo operoso che lavora con grande dignità. E questo, diciamo, ci ha commosso tutti quanti, soprattutto le immagini che hanno colpito la sensibilità di ciascuno, che abbiamo visto immagini che non vogliamo vedere, noi vogliamo vedere solo tanta pace e solidarietà, quindi c'è la vicinanza della nostra città a quella ucraina. Cosa vuol dire avere solidarietà e vedere un popolo soffrire? Guardate, oggi vorrei ringraziare il signor sindaco e tutto il popolo giulianese, perché noi viviamo a quelle città, per noi come noi siamo da parecchi anni, 10, 12, 15, forse 20 anni, dipende da persona, e per noi il vostro aiuto, la vostra vicinanza è molto importante, e dobbiamo unirsi insieme alla preghiera, al lavoro, e per supportare quel dolore forte che sta in Ucraina, per quella guerra che distrugge tutto, per fermare quello maledetto Putin e quell'aggressione, perché se non uniamo, diciamo, viene problema per tutta Europa e dobbiamo stare insieme, uniti. Solo, diciamo, insieme possiamo
sconfiggere quel Putin, perché se siamo, diciamo, da soli, ognuno non ne riesce a fare nulla. Invece se facciamo uniti possiamo combattere con tutti. Ci sono le richieste molto precise dal nostro Stato, dall'Ucraina. Noi dobbiamo escludere la Russia dal sistema SWIFT, dobbiamo espatriare le famiglie russe, quelle che governano, che sono andate con la guerra per il nostro paese, li dobbiamo mandare fuori dai paesi dell'Europa, dall'America. Noi chiediamo chiudere il cielo, perché sulla terra noi vinciamo, però sul cielo noi non siamo così avanzati come la Russia. Noi chiediamo le armi, non potete mandare i soldati, però noi chiediamo le armi che tramite Polonia devono essere mandati di là. Le sanzioni dovevano essere prese molto più rapidamente, perché ogni ora di ritardo sono le vite umane. Sì.